E noi ritorniamo insieme per continuare a parlare di cose belle, di buone azioni, soprattutto in favore dei più piccoli, dei più fragili, dei più bisognosi. Abbiamo con noi la responsabile dell'ufficio comunicazione di Mission Bambini, Alex Gusella. Buongiorno Alex e ben ritrovato. Buongiorno a voi, grazie. Come stai? Tutto bene? Abbiamo ripreso al 100% le Bene. attività? Certo, abbiamo ripreso, ci avviciniamo appunto a questa iniziativa del 6, 7, 8 settembre che per noi è molto importante. Bene, allora nel frattempo vedremo anche delle immagini che ci aiuteranno a comprendere meglio il lavoro che state svolgendo. Raccontaci che cosa succederà appunto nei primi giorni di settembre, questo settembre che ormai è alle porte. Inizia la scuola a settembre e ci sarà la sesta edizione del nostro Banco dei Desideri. Questa iniziativa promossa da Mission Bambini in collaborazione con le librerie Feltrinelli per dare la possibilità a tutti i bambini di rientrare appunto a scuola con tutto il necessario, tutto quello che gli serve per la loro attività didattica. E quindi tutti i clienti delle librerie Feltrinelli nei giorni dell'iniziativa, che ripeto sono il 6, 7 e l'8 di settembre, avranno la possibilità di aggiungere ai propri acquisti dei prodotti che poi, grazie appunto ai nostri volontari che li raccolgono nei negozi, nelle librerie, saranno donati ai bambini e ragazzi che frequentano scuole primarie o secondarie di primo grado, preventivamente selezionate dalla Fondazione, che hanno bisogno di questi prodotti perché non possono, le loro famiglie appunto non possono in molti casi permettersi di acquistare tutto quanto necessario per la ripresa dell'anno scolastico. Un dato secondo me molto significativo a questo riguardo, pensate che in Italia vivono 1.300.000 minori in condizione di povertà assoluta, con un'incidenza del 14% circa. Ecco, a proposito di dati, ma ecco, al di là dei dati, nell'esperienza pratica di tutti i giorni, quello che stai vedendo, che stai percependo, toccando con mano direttamente o anche indirettamente attraverso il lavoro dei volontari, che immagine ti restituiscono della società italiana oggi? Beh, una società senz'altro, diciamo, provata dal contesto che stiamo vivendo, in particolare le famiglie, sono sempre più in difficoltà, per questo appunto questo dato che citavo prima della povertà, assoluta minorile è un dato, leggera crescita purtroppo negli ultimi anni, ma chiaramente non colpisce solo i minori, colpisce un po' in maniera più generale tutte le famiglie. La sensazione è quella che ci sia un po' un allargamento, no? Della forbice tra chi ha se purtroppo sempre meno e chi magari sempre di più. Quindi il nostro lavoro quotidiano consiste un po' nel cercare di restringere questa forbice. Chiaramente questa è un'iniziativa che permette appunto a tutti di dare un contributo, diciamo che ha un impatto importante. L'iniziativa a livello nazionale, saranno coinvolte più di 100 librerie Feltrinelli in oltre 70 città, quindi davvero tutti hanno la possibilità di contribuire. E poi ci sono i progetti che noi realizziamo sia nei nidi che nelle scuole dell'infanzia, che soprattutto nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, progetti che invece hanno una durata, si svolgono durante tutto il corso dell'anno scolastico. E questi progetti hanno un po' questo scopo, no? Andare a intervenire in scuole che magari sono localizzati in contesti svantaggiati, per dare ai bambini e ai ragazzi che frequentano queste scuole le stesse possibilità che hanno tutti gli altri bambini, a volte addirittura possibilità in più. Per esempio abbiamo dei progetti, un progetto innovativo, molto innovativo, che si chiama Stringhe, che unisce didattica
che è un'indice educativa digitale e corporea, e questo fa un progetto molto innovativo, ripeto, che portiamo in alcune scuole periferiche con delle attività che magari neanche nelle scuole, nelle migliori scuole ci sono, ecco. Per cui il nostro obiettivo è proprio questo di dare a tutti i bambini le stesse opportunità educative. Poi diciamocelo Alex, fare del bene ci fa stare bene, per cui io davvero non capisco quanti si ostinano invece a fare del male, per esempio, no? E poniamo il caso che lì dove viviamo non ci fossero librerie e feltrinelli, come possiamo fare per supportare il prezioso lavoro che state portando avanti in quel caso? Beh, il riferimento principale per conoscere tutte le attività di Mission Bambini rimane il sito internet, quindi invito tutti a visitare il nostro sito missionbambini.org. Tra l'altro, per chi volesse partecipare al Banco dei Desideri, oltre che appunto recarsi in una libreria Feltrinelli per degli acquisti da donare poi alle nostre scuole partner, c'è la possibilità ancora di essere volontari, quindi di partecipare proprio in qualità di volontari. La disponibilità che chiediamo, disponibilità minima, è di mezza giornata almeno, e si può fare, si può segnalare la propria disponibilità appunto sempre visitando il sito e compilando una form, oppure scrivendo una mail a volontari@missionbambini.org. Grazie, grazie mille Alex. Ci sono mille modi per poter fare appunto del bene, delle buone azioni e appunto il vostro impegno è davvero prezioso, anche perché poi lo ricordavamo solo qualche giorno fa nel nostro spazio dedicato alle notizie e agli aggiornamenti, le spese per l'anno scolastico che è alle porte, sono spese notevoli tante volte che possono incidere in maniera significativa sulle economie domestiche, per cui davvero molto bello quello che state facendo con questo progetto, tra l'altro che porta un titolo così significativo. Abbiamo visto qualche immagine dei volontari di cui parlavamo prima, per cui non mi resta che invitare quanti ci seguono a collegarvi con voi attraverso il sito e a raggiungervi nelle librerie dove, lo ricordiamo, la grafica ce lo restituiva in maniera, netta, dal 6 all'8 settembre. Sarete proprio in prima linea per supportare i ragazzi nel loro percorso di formazione. Alex, siamo giunti ai saluti finali. Se vuoi aggiungere qualcosa, fallo pure, altrimenti mi auguro, ecco, di ritrovarci presto per continuare a parlare del vostro impegno nel sociale. Certo, come dicevi anche tu, quello che diciamo noi è che basta poco per rendere felice un bambino. E veramente con questa occasione del Banco dei Desideri tutti hanno la possibilità di donare appunto prodotti di cartoleria, libri, giochi educativi ai bambini che ne hanno più bisogno. Quindi davvero contiamo sul sostegno di tutti. Bambini che oggi più che mai, ecco, hanno bisogno magari di staccarsi anche dai dispositivi tecnologici, recuperare il fascino dei libri, l'importanza dei libri, ma anche, degli astucci, delle penne, dei colori. Per cui grazie anche per questo. Quindi sosteniamo questa iniziativa di Mission Bambini al Banco dei Desideri. Trasformiamo questi desideri in belle realtà. Grazie Alex, allora arrivederci a presto e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro, grazie a tutti.